Salve a tutti amici massimi esperti dal vostro caro TNBT massimo esperto P e non solo. Bene, oggi parliamo di rap italiano. Parliamo del ritorno del King, che non è il King del tennis Roger Federer, ma il King del rap italiano, ossia Fabrizio Tarducci in arte Fabri Fibra. Perché è il miglior rapper italiano secondo me? A mio parere, ovviamente il mio giudizio è in parte condizionato dal fatto che è forse uno dei primi che ho seguito assiduamente a circa una decina, forse più, poco più di anni fa. Comunque, il singolo di oggi uscito, che anticipa appunto la uscita dell'album nuovo di Fabri Fibra, Squallor. Dall'ultimo album sono passati ormai 2 anni e di recente si erano perse le tracce di Fabri Fibra, se non fosse appunto stato per il dissing con Vacca, che ha un pochettino animato la community negli ultimi mesi. Per il resto, appunto, molti pensavano che ormai Fabri Fibra si fosse praticamente ritirato e avesse deciso di abbandonare la sua carriera musicale. Eccezione fatta per il dissing. Così non è stato, e per l'ennesima volta Fibra stupisce con questo disco. Allora, per ora ho ascoltato solamente la prima canzone, ma già dal titolo, secondo me, promette molto bene. Fabri Fibra è un artista che, secondo me, ha cambiato genere molte volte, ossia è sempre rimasto nel rap, però. Ogni album, a partire appunto dai primi, quindi da Turbe Giovanili, Uomini di Mare, insomma, poi per passare per Mister Simpatia, che è forse il mio preferito personalmente, per poi arrivare agli album, diciamo, più recenti. Ogni volta, diciamo, se voi andate a guardare le canzoni, ha sempre cambiato stile, però rimanendo sempre originale. Io dico che Fabri Fibra è uno che non segue le mode, al contrario di quello che pensano alcuni, ma è uno che le mode le crea. Quando uscì, mi ricordo, ormai sono passati diversi anni, applausi per Fibra, appunto, mal di stomaco, eccetera. Fu praticamente il boom per quanto riguarda il rap italiano su grande scala. Non che prima di Fibra non esistesse rap in Italia, assolutamente. Ci sono stati grandi artisti anche prima di Fabri Fibra, ma diciamo che lui è stato il primo di quelli, tra virgolette, mainstream a fare il salto di qualità e quindi ad essere conosciuto dal grande pubblico. Dopo di lui, appunto, sono esplosi Club Dogo, Marracash, e più di recente, appunto, Emiskilla, Fedez, Moreno, sempre peggio, tra parentesi, e così via. Questa è stata un pochettino la deriva, diciamo così, del rap commerciale, ma dall'altro lato è nato in questi ultimi anni anche un sottobosco di genere. Che è un pochettino il rap, tra virgolette, pseudo impegnato, pseudo serio, dei quali fanno parte numerosi artisti, tra i quali anche Mezzo Sangue, che viene dissato alla grande nell'ultima canzone appunto di Fibra all'inizio del video, in maniera abbastanza pungente, così come è pungente il dissing contro Fedez e un po' contro molti altri artisti della scena rap italiana. Che dire. È sicuramente un artista, Fabri Fibra, che ha sempre detto la cosa più importante nel rap, ma non solo nel rap, secondo me, è dire quello che uno è. Quindi non nascondersi dietro maschere. Siamo in Italia, appunto. Il rap nasce come critica sociale in America, ma qui in Italia, appunto, non possono essere presi alla lettera dei testi americani. E gli stessi rapper, magari italiani, che provano, tra virgolette, a copiare lo stile americano, hanno sempre poco successo perché non risultano credibili qui nel nostro paese. Ecco, Fibra non ha mai avuto paura, diciamo così, di esternare se stesso anche con i suoi difetti, se vogliamo. E in questo, secondo me, Mister Simpatia è proprio l'album perfetto perché sviscera un pochettino il lato negativo, tra virgolette, di Fibra al 100%. Cosa che io spero che abbia fatto anche in questo Squallor. Adesso devo sentire le altre canzoni, comunque le altre tracce. Però ecco, il fatto di mostrarsi per quello che si è alla fine paga. E Fibra, diciamo che unisce a questa, tra virgolette, sincerità di fondo, anche comunque ottime mosse di marketing, quindi diciamo rime con metrica originale, non eccessivamente veloce, perché devono essere capite e devono rimanere impresse in testa a chi ascolta. Appunto, ci sono rapper tipo ad esempio Jamie Tides, questi nuovi che parlano a macchinetta, che io li trovo veramente come passarsi la carta vetrata nei testicoli. Invece Fibra, con le sue rime semplici, a volte, cioè non semplici, ma diciamo scandite chiaramente in maniera non troppo veloce o comunque alternata lento-veloce, ha comunque uno stile, anche se vogliamo una voce particolare, che catalizzano bene l'attenzione di chi ascolta. Questo unito ha comunque a basi particolari, che sono sempre anche queste cambiate nel corso della sua carriera. Non ha mai utilizzato uno stesso tema, appunto, per quanto riguarda le basi, ma anche qui Fibra è uno che spazia molto.
Alcune mi sono piaciute di più, altre di meno, ma comunque ecco, è difficile che una canzone di Fabri Fibra, nel bene o nel male, non ti resti impressa. Ecco, in un mare di artisti oggi che veramente, come disse appunto Fibra tempo fa, esplodono in 2 secondi, cioè fanno il boom ma poi vanno nel dimenticatoio perché comunque non hanno un carisma, non hanno una personalità, un'originalità. Fibra sicuramente si distingue dalla massa nel bene e nel male. E fa sempre parlare di sé, fa sempre tendenza. Quindi, per questo, secondo me, è il miglior rapper italiano. Curioso il fatto che la sua canzone di oggi sia uscita in sintonia, in parallelo con il singolo anche di Fedez e Noemi, appunto L'amore è Eternit. Anche quella è una canzone, se vogliamo, bella, sicuramente diversa, molto diversa dallo stile proprio di Fabri Fibra. Comunque, è curioso il fatto che queste due canzoni siano uscite lo stesso giorno, che non sia tutta una mossa di marketing congiunta, chissà. Questo ai posteri lardo sentenza. Comunque, vi consiglio di ascoltare la canzone di Fibra e tutto il nuovo album Squalor, che secondo me ci sarà da divertirsi. E tra l'altro, ecco, come ho messo anche nella miniatura di questo video, non potevo non menzionare il mitico Gel, padre, uno dei padri fondatori del Truce Clan, uno dei miei rapper preferiti, che appare anche nel video, in numerose scene con Fabri Fibra, e so che anche nel disco, quindi un motivo in più per ascoltarlo. Quindi un saluto a tutti da TNBT, critici musicali OP, e adesso mi leggo Terraformars OP. Ci vediamo ai prossimi video. Bless.